cosa? È acqua. Sentiamo cosa ha da dirci oggi Daniele Viganò. Il messaggio è: festeggiate anche i piccoli risultati. Proprio a volte ho visto delle persone che vanno allo stadio a esultare per i gol dei grandi campioni che non conoscono e non conosceranno mai, mentre spesso non esultano e non festeggiano i loro risultati e i risultati dei loro cari. Festeggiate di esservi incontrati e di aver ottenuto questo grande risultato. La parola d'ordine perciò è festeggia, però bisogna essere moderati, educati, composti. Ezio, veniamo a te. Allora, cercherò di essere il più convincente possibile. Ho pensato di creare un'app che nasce da un bisogno, che è quella di avere un'app di editing di fotografia e di storie di Instagram, che però dia la possibilità di avere dei contenuti brandizzati e personalizzati per le aziende. Quindi l'azienda che cosa fa? Ha un contenuto personalizzato e brandizzato e rilascia nell'app questo contenuto, che viene utilizzato dagli utenti in maniera gratuita. Quindi loro hanno una pubblicità in maniera gratuita, però con un mezzo giovane, fresco, quindi che possa interessare sia i suoi consumatori ma anche prenderne di nuovi. Quindi tu trasformi tutti gli utenti nel social media manager dell'azienda, dandogli il contenuto già fatto. E noi lo ammazziamo prima di te. Questo è assolutamente vero. Loro rimangono senza lavoro o con un lavoro molto ridimensionato, ma questo è esattamente quello che fanno le aziende nella società liquida. Se ci pensi, Facebook, perché prima di Instagram era il social network più utilizzato, vende contenuto e non produce contenuto, cioè trasforma l'utente nel creatore del contenuto. La società liquida è caratterizzata da una cosa: per noi, il fatto che ci sono multinazionali che investono miliardi per far sì che sia sempre più facile per te fare soldi grazie a loro. Perché se è sempre più facile per te fare soldi grazie a loro, loro continuano ad essere multinazionali che valgono miliardi, perché sono utili a te. Quindi ottima idea, ci piace. Grazie. Il limite che vedo io a questa cosa è che, basandola su un social network, i social network non sono infiniti, quindi duraturi nel tempo. Cioè, porta la sua idea ad avere un limite temporale. Presenta Ezio al 100%. Io sono la prima che appena deve cercare qualcosa, un posto dove andare, fa una ricerca su Instagram. Quindi sono sicura che l'idea di Ezio sia veramente fantastica. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, oggi lascio la parola alla confettina, perché so che c'è molta confidenza tra Ezio. Esatto. Vi presento appunto Ezio, che è il nostro startupper, è il suo mentor Nir. Ciao ciao. What do you do in your life? Training and development here in the Abraham Group, in our hostels and our tour department. I've been to many hostels. I love meeting new people, meeting people from different cultures and backgrounds. Abbiamo appena scoperto di essere stati nello stesso posto, in Francia. Davvero? Sì, quindi super connection. What is Tel Aviv for you? It's food, it's culture, it's nightlife, it's the beach, weather, beautiful people. Definitely one of the best places to visit as a traveler. Noi sentiamo queste vibes di Tel Aviv, vero? Sì, ci piace tantissimo. Non vedo l'ora di essere ispirato. Vedremo anche cosa il mondo del turismo a Tel Aviv può ispirare il mio progetto imprenditoriale. Vi faccio un appello: se trovate una bella terrazza per fare un aperitivo, chiamatemi. Ciao ragazzi! Ciao a tutti. È stato anche abbastanza semplice connettersi con lui. Lui sicuramente è molto più vicino al mondo degli ostelli, io invece sono più vicino al mondo dell'hotelleria, del lifestyle e di strutture ricettive un po' più di design. This is you know, if you come to Tel Aviv, you have to come and see the startups, you have to come to see all the high tech. Here there is a very interesting company that deals with promoting local travel startups and tourism startups from Israel to abroad. It's a great place to start, I think. Great job. In fondo che sarà mai? Solo qualche piano. So we are in Tel Aviv in one, if not the biggest co-working space, all startups with very nice public space and very functional, that you just rent your little space but you get benefit from everything else. We find the startups that fit the best
to the needs of those corporates. Okay. So it can so be. So you are the connection. We are the connection, okay. That we are the bridge, not just finding each other, but also explaining each other. Tell me more about your startup, the name, what do you do? All right, so we are EasyWay, and we are allowing the hotel and the guests to communicate in new channels, meaning okay. In WhatsApp, WeChat, iMessage, Telegram, any messaging app, and any language. So imagine you're arriving to India, for example, okay. And you're a place that doesn't speak so good of English, they don't understand Italian, yeah. You can take the WhatsApp, send message to your hotel in Italian, and they'll get it in their native language. Oh, okay. So this service is like 24 hours? 24 hours, oh. Yeah, instead of landline. Yeah. Starting from Israel, but you're going abroad? So yeah, we started first in Israel. Right okay. Now we're operating in Berlin as well, in Germany, okay. In Hamburg, and in Amsterdam. Okay, so next Italy. Next is Italy. How old are you? 28. So baby face, yeah. Yeah, so 28 and you already have a startup. Yeah. Okay. A startup. I am 29 and I would like to have a startup like in this field in tourism, but let's talk about you. You should join us. We're recruiting right yeah? now. Yeah? Yeah, so looking for employees. We can be partners, it's better. Yeah. Quello che posso aiutarti a fare è proprio trovare una business unit, ricordati questa parola, una business unit liquida. Che cosa vuol dire? Una business unit as a service che lavori a costo variabile, che, dove all'interno trovi vari professionisti, proprio un team cross funzionale con una serie di abilità che non sono soltanto il dev, perché avrai bisogno dello sviluppatore o degli sviluppatori, però avrei bisogno anche dei designer, avrei bisogno dei marketer che identificano il segmento a cui ti rivolgi. Quello che è sicuro che bisogna fare oggi per operare correttamente è partire dalla formazione, perché tante cose sono state fatte, quindi bisogna assolutamente evitare gli errori che fanno perdere tempo e soldi e soprattutto partire con un modello di business che abbia alla base delle possibilità alte di successo. First of all, we are in a brown hotel. We are very distinct about the way we define ourselves because we don't call ourselves a chain of hotels. We are a collection. Each and every brown hotel has a different story, different design, different vibe about it. And of course, all of the hotels are very design-led, are very boutique. We were the first, the Brown was the first boutique hotel in Tel Aviv. I think it's the thing with the Poly House that it's like an oasis in the middle of the city. Okay. All around us, the city is very, very noisy. There are buses and taxis and people and businesses and restaurants and fashion and everything is moving all the time. But once you get in and you close the door, yeah. you go into a bubble of design. A glamour bubble. Yeah, a glamorous bubble. Yes, we are all about glam. Molto particolare, mi è piaciuta molto la situazione del bar con piscina, sicuramente uno dei posti più cool al momento a Tel Aviv. Soggiorno, all'esperienza, ai vinili, alla possibilità di poter comprare o vedere qualcosa. I don't like the idea to have forever something on the bar. Nothing is forever, you're not forever. Yeah, so the painting is not forever. La particolarità sicuramente è stata quella di aver scelto un hotel in un quartiere hipster che non si avvicina al mio modo di
scegliere una destinazione di viaggio, un hotel, ma sicuramente la parte più importante è stata quella del design, quindi hotel di design. Avete di fronte a voi delle buste. Su queste buste c'è scritto il nome del vostro potenziale partner. Vedere la busta sul tavolo quando sono arrivata è stata una sorpresa pazzesca. Lorenzo, partiamo da te. Ricordaci la tua idea di business. Sviluppo di un virtual coaching. Bene, puoi aprire la busta. Che ansia. Vuoi leggere tu? Dai. Sono una società di sviluppatori di Milano e sono bravissimi, ti aiuteranno a sviluppare la tua app. Top, non vedo l'ora di conoscerlo. Potrebbe servirmi appunto per realizzare questo programma Virtual Coaching by Lorenzo Palmieri. Veronica, tocca a te, ricordaci la tua idea di business. Semplice, una web series territoriale sul food in Emilia Romagna. Perfetto, puoi aprire la busta. Leggo io. Yum! È una società di produzione brand and content specializzata nel settore food. Wow. E quando guarderai il loro sito non ti emozionare troppo, perché hanno fatto veramente le maggiori produzioni del settore. Bello. E ti aiuteranno a sviluppare la tua web series in collaborazione con Dar Studio. Conoscevo Yam, che è l'agenzia che mi seguirà, ma mi sono informata subito e mi sembrano veramente avere gli attributi, quindi non vedo l'ora di conoscerli e di fargli vedere con chi hanno a che fare. Signora in bianco, riepiloghiamo la tua idea di business. Allora, io vorrei creare una linea di gioielli madre figlia. Bene, puoi aprire la busta. Vieni qua. Ho emozioni, tremano le mani. Rubini a gioielli. Sono andata subito online a vedere la mia azienda, cioè speriamo che mi piace. Rubinia è una casa di produzione di gioielli sartoriale. Realizzano straordinarie opere, sono di Milano, li incontrerai e tenterai di convincerli a realizzare la tua capsule collection. Vado a stalkerizzare subito. Grazie. Sono rimasta incantata perché sono perfettamente in linea con quello che è il mio stile. Ezio, ricordaci la tua idea di business. Allora, una semplice app di editing per storie di Instagram per aziende travel. Fai un bel respiro, puoi aprire la busta. Oh. Baia Bianca Suite. La boutique hotel numero uno dell'isola d'Elba. Già guardando le foto ti accorgerai del livello straordinario che hanno. Sono contento di raccontare la mia idea imprenditoriale a un hotel che è in linea con la mia idea di viaggio. Ragazzi, voglio farvi un regalo. Con la mia azienda, Liquid Business Group, con la nostra holding, vi aiuteremo a preparare tutti i vostri business plan. E come dicono a Tel Aviv, l'Echaim! Ciao ragazzi, la nostra avventura volge al desio, porteremo nel cuore un bellissimo ricordo di questa città e di questo paese. Mi dispiace tornare a casa, è stata bellissima questa esperienza di live, ci siamo anche abbronzati un bel po', però sono curiosissima di scoprire come andrà a finire per i nostri ragazzi, che quando torneranno in Italia dovranno sostenere dei veri e propri colloqui con le aziende del bel paese. Quindi questo lo scopriremo nella prossima e ultima puntata di Brain Back Home su ltv.it. Ciao ragazzi! Puoi chiuderti in bagno? So Neil, why have you... E di fatto le parole poi ci devono sempre far riflettere, no? E portare a un'azione. Ho bloccato l'audio? Tipo come Andreotti. Siamo costretti a tornare in Italia e... Ma ricordo, la posso fare a braccio? Tanto Luca poi ti corregge. C'è una bella notizia da darvi. La redazione ha deciso di... La produzione. Torno ubriaco qua la sera. No, è rotto? Bravi, perché avete lavorato veramente bene fino adesso. Ora facciamo una pausa. No, che facciamo una pausa? No. Prima giorno libero dopo una mazzata sulle gengive. Tanto non c'è audio, vero? Sì. Comunque la fine. Fatta forza.